scusa Lorella, poteva mancare una prima gaffe dell'anno, eccola qua, pubblicità, ci sono io, però voglio dare un bacio a Livia e Camilla, che conosco e che veramente do un bacio a loro due. Allora, eccoci qua, lo vedete? Parliamo di chi? Di Papa Francesco. Perché lo facciamo? Perché questo 2020, io dico 2020 all'americana, mi piace di più, è cominciato in maniera un po' insolita e imprevista. Guardate i titoli dei giornali. Il Papa si arrabbia con la fedele che lo strattona, poi chiede scusa, anche io perdo la pazienza. La notizia ha fatto letteralmente il giro del mondo e non è una frase fatta. Ne parliamo ancora con Roberto Poletti, giornalista di Rai 1, conduttore di Una Mattina, e con Matilde D'Enrico, giornalista, scrittrice e volto di Rai 3. Allora, che cosa è successo? Avrete forse visto, sono immagini diventate virali. Rivediamo insieme quello che è accaduto il 31 dicembre. Dopo il Te Deum, Papa Francesco, lo vedete, in Piazza San Pietro, saluta i fedeli che sono lì. A un certo punto, vedete, questa donna asiatica lo strattona, lo trascina per il braccio, lui poi un po' si arrabbia, dà un colpetto sulle mani di questa signora e si libera, si divincola, perché effettivamente, guardate, guardate come viene strattonato il Papa, quasi quasi rischia di cadere, si infastidisce e io dico che sì, ha ragione, perché giustamente è stato strattonato in una maniera abbastanza violenta. Adesso mi sono esposto, però il Papa è il Papa, e guai a chi lo tocca in senso letterale. Allora, abbiamo visto queste immagini, eh? Io trovo, lo voglio dire subito, un dato di umanità, perché noi siamo abituati a considerare il Papa come naturalmente capo della Chiesa, della religione, ma anche tutti i personaggi che amiamo, che riteniamo iconici, come quasi irreali, sono persone, quindi come persone possono avere delle reazioni umane. Questo è quello che io penso. Che idea vi siete fatti voi? Matilde. Ma a me ha fatto molta simpatia questo gesto del Papa. Noi siamo probabilmente abituati a immaginare il Papa che è nato Papa, va a dormire Papa, è sempre vestito di bianco. È un uomo di 83 anni che può spaventarsi come tutti. Tra l'altro poteva accadere, è stato strattonato in maniera molto forte. Molto forte. E quindi quell'immagine lo fa scendere da un piano simbolico a un piano di realtà. E il fatto che abbia chiesto scusa lo rende ancora più reale. Adesso poi vedremo, sentiremo le scuse. Roberto. Beh, come dicevate voi, lo umanizza molto, lo rende una persona come tutti noi e una persona speciale al tempo stesso. Consideriamo anche l'età del pontefice. Pensate una persona di quell'età. Molti ci stanno seguendo e hanno gli stessi anni del Papa e qualche dolorino. Pensate, se rivediamo le immagini, essere strattonati in quel modo, pensate ai dolori, pensate al corpo come reagisce, quindi certo, riporta anche questo pontefice all'avere un corpo terreno che soffre il dolore. Ecco, era anche bello seccato, no? Sì, allora, visibilmente anche dopo, guarda dopo il volto del Papa, visibilmente seccato. La grandezza di questo Papa però fa sì che lui, durante l'Angelus ieri, abbia poi chiesto scusa, e lo ha fatto come soltanto lui poteva fare. Risentiamo queste parole. E tante volte perdiamo la pazienza, anche io, e chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri. Il cattivo esempio di ieri. Beh, allora, cattivo esempio non lo so, questo è un ulteriore atto di umiltà, non è un cattivo esempio. Io non le avrei neanche fatte le scuse, probabilmente qualche consigliere di quelli che dicono oddio c'è il danno d'immagine eccetera gli avrà detto bah, qui perdiamo in immagine. Secondo me invece ha guadagnato, non so, che dici? Sì, sono d'accordissimo, anche perché in un mondo dove nessuno chiede scusa, esatto, il Papa ci insegna che chiedere scusa è una cosa bellissima. Peraltro dobbiamo ricordarci come ha cominciato questo pontificato Francesco. Francesco è l'uomo tra gli uomini, no? Proprio sull'onda di quello che è lo spirito di San Francesco. È un Papa che si è regalato alle persone, no? Abbiamo visto ognuno degli ultimi papi ha avuto una sua cifra. Ratzinger era un Papa più intellettuale, più teologico, invece Francesco è stato un Papa da subito vicino alle persone. Però quanto abbiamo visto l'altro giorno qui a San Pietro era già successo. Guardate queste immagini, è successo nel 2016, siamo in Messico. Ecco, il Papa ha rischiato proprio di cadere, guardate cosa accade, perché viene letteralmente anche qui tirato per il braccio da un giovane e rischia di finire addosso a un disabile. Il Papa a quel punto in spagnolo
dice non essere egoista, gli dice, vedete come si arrabbia il Papa, dice non essere egoista perché lo ha strattonato e rischiando anche insomma di procurare un danno a qualcuno che era lì vicino. Ecco, questo era il 2016, visita in Messico ed era già accaduto, guardate, il Papa finisce praticamente addosso a questo ragazzo disabile. Qui ritorna ancora una volta l'umanità, no, dell'uomo, che come dire, come se avesse una doppia, il Papa per noi è qualcosa di mitologico ma al tempo stesso una persona. Beh, noi immaginiamo che il Papa debba essere necessariamente sempre buono, per ruolo, per istituzione, per mandato divino. Sicuramente lo è, ma ci insegna anche che essere autorevoli, certo, è un valore, anche difendersi, difendere la propria persona è importante. Ecco, però bisogna dire ai fedeli che si avvicineranno al Papa, perché ovviamente il Papa continuerà con i bagni di folla, tranquilli, lo potete toccare, certo, il Papa, l'importante è non strattonarlo oltre misura, perché adesso sarà un po' di imbarazzo e da parte degli uomini della sicurezza, che magari sono stati messi in discussione, certo, perché è stato di fatto strattonato. Tra l'altro dobbiamo anche dire che il Papa, e guardate queste altre immagini, ha un po' dall'inizio subito rifiutato, come vedete, il fatto che al Papa si baci l'anello, il Papa si ritrae, perché non, questo gesto insomma evidentemente non tanto gli piace. Devo dire che anche io quando ho incontrato il Papa io non ho fatto questo gesto, è stata una grande emozione stringergli la mano e lì mi sono fermato, ma qui è stato precisato che si fa anche per una ragione igienica, perché certo, chiaramente pensate quante persone si avvicinano, esatto, e baciano l'anello. Abbiamo parlato di questo fuori programma del Papa, tra i tanti messaggi che lui veicola quotidianamente, da ultimo ieri quello che riguarda il ruolo delle donne, è stato un messaggio molto molto importante contro le discriminazioni, il Papa fa dell'uguaglianza, dell'amore, della solidarietà, no? La sua chiaramente bandiera, ma c'è qualcosa che mi ha molto colpito, perché nell'ultimo Angelus domenica 29 dicembre ha invitato i fedeli al dialogo, ma poi cosa ha detto? Ecco qua, vedete, ci aiuta a venire, che Matilde amiamo molto, ci ricorda quando eravamo ragazzini e scrivevamo per Avvenire, spegnete i cellulari a tavola. Sante parole, perché fatemelo dire. Oramai il telefono è diventato qualcosa che insieme alla forchetta, al bicchiere, al piatto c'è sempre il telefono. Voi come vi comportate? Adesso tu fai il telefono a tavola. A me è capitato di andare a cena con gente e di non aver scambiato nessuna parola perché l'altra persona era sempre al telefono e mi dava fastidio. Io al tempo stesso, chiudendo la scaletta molto tardi di una mattina, devo sempre stare connesso. Vabbè, questa è una scusa però, questa Roberto, è una scusa, però il telefono allontana, va bandito, ha ragione, sentiamo, se possibile. Sentiamo le sue parole, le parole del Papa sull'uso sull'abuso del cellulare, guardate con Maratona. Almeno a cena. Spegnete i cellulari a tavola, dobbiamo ricominciare a comunicare. È stato questo l'appello rivolto da Papa Francesco ai fedeli nell'Angelus dell'ultima domenica dell'anno, il 29 dicembre scorso, la giornata della festa della Sacra Famiglia. Tu nella tua famiglia sai comunicarti? O tu sei come quei ragazzi che a tavola, ognuno con il telefonino, sta chatteando? In quel tavolo sembra un silenzio come se fossero a messa. In questo discorso pronunciato a braccio, il Papa descrive una scena abituale in tante delle nostre case. La famiglia a tavola, tanti telefonini, ognuno chatta per conto proprio, non c'è dialogo, solo un grande silenzio. Non è la prima volta che Papa Francesco punta il dito sui rischi della dipendenza da cellulare, una dipendenza sottile e insidiosa che riduce le relazioni a semplici, veloci contatti. Nell'esortazione Cristo vive ha descritto i pericoli di quella che lui stesso ha chiamato migrazione digitale, l'allontanamento dei giovani dalla famiglia verso un mondo virtuale, finto e quindi di isolamento. Il cellulare può essere uno strumento di grande aiuto, una risorsa, ha detto in un incontro con gli studenti di un liceo romano, ma se si diventa schiavi del telefonino si perde la propria libertà. Si perde la propria libertà, l'ha detto il Papa, io sono d'accordo, ma adesso vorrei sapere cosa accade in una famiglia. E allora andiamo a Cortina dalla nostra amica Vira Carbone, che è lì con le sue figlie. Dovremmo avere il collegamento, eccole qua, Marzia, Maria Grazia, Isabella e Veronica. Vira, eccovi qua, che bella foto di famiglia, ma sono tutte bellissime queste figlie. Buon pomeriggio, auguri, buon anno a tutti.
Eccoci. Buon anno, Alberto. Buon anno a te, Vira. Allora, cara la mia Vira, prima di tutto voglio sapere come tu ti comporti a casa, essendo tu una donna, diciamo così, di televisione, il cellulare è uno strumento fondamentale. Come fai durante le tue ore a casa con le ragazze? Senti, allora, io devo dire che sono la prima utilizzatrice sana però del cellulare, perché come hai detto è uno strumento di lavoro, e purtroppo devo dire che predico bene e razzolo male, nel senso che a casa mia, ahimè, con queste quattro splendide figlie, in particolare con due, non riesco a farmi sentire per quanto riguarda il discorso del cellulare, perché sono ragazze moderne, per cui hanno proprio la necessità di essere connesse continuamente. E ti devo dire che, per quanto io cerchi di essere severa, di bandire l'uso dei cellulari, per esempio a tavola, no? C'è un cestino sul tavolo all'interno del quale durante il pranzo loro devono mettere i cellulari. Lo fanno, però è la mia prima distrazione, li riprendono, capito? Quindi chi è la più discola di loro? Chi è la più birichina di loro? Sentiamo. Allora, guarda, la peggiore con il cellulare è Isabella, eccola qua. Perché? Che fa Isabella? Ma non è vero, non lo uso troppo. Allora, guardate, vi spiego Isabella che cosa fa. Isabella, che in realtà è la più indipendente tra tutte le mie figlie. Quanti anni ha Isabella, Vira? Si chiude nella stanza. Isabella ha 12 anni. Sì. E devo dire, riesce a prendermi in giro più di tutte, perché nasconde il cellulare ovunque, per cui per me è difficilissimo trovarlo, ma soprattutto lo usa la sera in connessione, direi, con tutta la classe, perché io vedo che ci sono delle videochiamate con 10-12 persone contemporaneamente. E lì io mi fermo, perché non so neanche come si fa a fare una chiamata di gruppo. Invece le due più grandi come si comportano? Sentiamo. Allora, c'è Marzia, la grande, che... Anzi, aspetta, lo chiediamo proprio a lei. Sì. Marzia, che rapporto hai col cellulare? Allora, sinceramente io lo utilizzo, però non ne faccio un uso esagerato. Io credo che il proibizionismo non serva. Penso che ogni ragazzo, soprattutto nelle nostre generazioni, no, debba imparare a capire da solo quando è il momento di fermarsi. E credo che di contro i genitori debbano trovare argomenti di conversazione. Brava, cioè, bene, è inutile dire di non usare il telefonino, è come dire non fumare. Tu devi creare argomento di condivisione. Vedi, questo mi sembra un grande punto di vista. Cioè, penso sia questo il modo, no? Il proibizionismo è inutile. Giusto, voglio sentire al volo le altre due. La più piccola che dice, perché lei che sta lì non dice niente, ma in realtà non ce l'ha ancora il cellulare, lei, secondo me. Sì, ce l'hai o non ce l'hai? Sì, ce l'ho. Allora, lei si chiama Veronica. Veronica. Lo uso poco. Brava. Prima lo usavo un'ora, però ora mi si è rotto. Sì. E dopo 5 minuti mi si spegne. Ah, vedi, è un segno del destino, allora. Sentiamo anche l'altra sorella. Senti, Alberto. Sì. No, Alberto, io ti devo raccontare una cosa. Allora, devi sapere che non soltanto noi genitori, ma anche la scuola ha un ruolo importantissimo, proprio nell'insegnare a questi ragazzi a non portare, per esempio, il cellulare durante le ore di lezione. Ma questi ragazzi sono diventati così furbi ormai che hanno fatto ricorso a un cellulare finto che si fanno arrivare, io sto forse sbugiardando tutti gli adolescenti d'Italia. Quindi consegnano un cellulare finto, lo danno. I genitori... Sì, lo consegnano, invece quello vero si ecco, tengono in tasca. Ecco, e lo danno, per esempio, al preside che sequestra i cellulari. Certo. Loro spesso che cosa fanno? Danno un cellulare finto, perché oramai hanno fatto dei cellulari esattamente uguali all'originale. Va bene, e quindi Vira, capisci che noi adulti siamo completamente impotenti. Senti, Vira, grazie. Allora ancora... È vero, Maria Grazia? Sì, Maria Grazia, c'è il cellulare finto, lei? Io una volta, quando mia mamma me l'ha provato a levare, ho ordinato su Amazon un telefono finto. Ecco, brava, va bene, chiudiamo così allora. Cioè, grazie, anche il telefono finto. L'ho scambiato per quello mio vero. Grazie, Vira, un abbraccio, ti aspettiamo qui in studio. Capite, no?
Ti aspettiamo in studio. Vi devo dire che stasera, che sabato sera, in prima serata su Rai 3, Matilde Delrico con Io Scrivo. Vediamo le immagini e raccontaci che cos'è questa tua nuova avventura in prima serata su Rai 3. Che cosa farai? È un film documentario che racconta un progetto, un laboratorio di scrittura al Policlinico Gemelli per le donne che stanno curando un cancro al seno. Bellissimo. La scrittura come terapia per governare le emozioni che genera la malattia. Grande generosità da parte tua. Appuntamento allora sabato sera in prima serata su Rai 3. Roberto Poletti, noi ti vediamo domattina. Domattina 1 mattina 6:40. 6:40. Lorella, siamo da te, grazie.